Ciao amici della Twin Sebastiani, ben ritrovati sul nostro canale e oggi parliamo di un argomento che può interessare a qualcuno che è alle prime esperienze con il camper o motorhome, adesso quello che sia. Oggi andremo a parlare di come si pulisce la cassettina del bagno, in modo molto semplice, ma ci sono delle particolarità al fine di non provocare danni alla cassettina, che è il mezzo più importante, e soprattutto dentro lì dove va messa la cassettina ci sono dei fusibili che poi faccio vedere, quindi è meglio avere molta attenzione. Comunque andiamo un attimo un po', accorciamo i tempi e andiamo a vedere come funziona la cassettina del bagno. Venite con noi. Ecco, dopo aver messo Victor, Victor saluta agli amici, niente, Victor sta arrabbiato perché oggi non l'ho fatto correre. Comunque, vabbè, andiamo a vedere un attimo un po' l'argomento che trattiamo oggi. Ecco, in questo momento stiamo qui al bagno, quindi che facciamo noi? Dopo aver, intanto sistemiamo questo è il bagno, noi facciamo il nostro bisognino. Quindi per fare il nostro bisognino bisogna, vedete questa leva qui che trovate sul water, sotto al water trovate una leva, questa leva qui si apre, che aprirebbe quel buco. Ecco, 1, 2, così aperto, non so se lo vedete, così è chiuso. Quindi voi aprite la manopola, aprite il buchino qui del water, fate i vostri bisognini, tutto quanto, premete questo tasto blu, esce l'acqua e a posto, la tazza è pulita, poi richiudete tranquillamente la leva, ecco così, perché sennò viene un po' dei cattivi odori. Questa lampadina che vedete qui, questa se segna rosso significa che la cassettina è piena, quindi noi facciamo finta, io l'ho svuotata da poco perché sono tornato da poco, allora facciamo finta che questa segna rosso, quindi io devo andare a svuotare la cassettina. Che faccio? Allora andiamo a svuotare la cassettina. Tu che fai qui dentro? Devi fare la doccetta tu? Ti vuoi fare la doccetta? Eh? Vuoi fare la doccetta? Non vuoi fare la doccetta? Vabbè, allora vieni con me, dai. Allora, in questo momento ci troviamo fuori dal camper e quindi troviamo questa cassettina. Dopo aver aperto questo sportellino, qui troviamo la classica cassettina del bagno. Eccola qui, vedete com'è? In questo modo. Adesso noi andremo a estrarla e vediamo come funziona per la pulizia e per la manutenzione, ecco, di questa cassettina. Eccoci ancora qui, siamo qui, eccoci qui. Allora, questa è la cassettina del bagno, quindi che succede? Io ho messo dei guanti che se mi servono, quindi tante volte forse sporca. Allora, questa qui si abbassa leggermente, così, ecco. Abbassando questa qui possiamo tirare la cassettina fuori, in questo modo. Ok? Quindi abbiamo la cassettina, eccola qui, fuori. Ora andiamo a fare la manutenzione.
Allora, eccoci qui, abbiamo visto come abbiamo smontato la cassettina del bagno e ora andremo a vedere come viene svuotata e poi pulita e poi rimontata. Allora, questa è la cassetta che noi abbiamo tolto, quindi facciamo finta che sia piena, io mo l'ho pulita tutta bella precisa. Quindi che ho fatto? Ho alzato questo tubo qui in questa posizione, eccolo qua, metto un po' più lontano che non mi vedete, ecco, ho alzato in questa posizione, ho aperto il tappo, e poi automaticamente prendendolo qui e spingendo questo tasto l'ho versato tutto sulle apposite griglie, oppure se ritornate a casa dentro al bagno. Poi che ho fatto? Ho preso un po' d'acqua, l'ho rimessa qui dentro, gli ho dato una bella sciacquatina così, infatti ancora c'è un po' d'acqua, un po' di liquido, e l'ho risvuotato. Come l'ho svuotato tutto per bene, che ho fatto? Ho preso un prodotto, un attimino che rialzo la telecamera, ho preso un prodotto che si compra in qualsiasi negozio che vende articoli per camper, questo prodotto, eccolo qui, ho preso questo prodotto che è un prodotto apposta fatto per il bagno e ho riempito questo, che oltre che fare da tappo è anche un misurino, questo qui oltre che fare da tappo è anche un misurino. Quindi io che ho fatto? L'ho riempito. Come l'ho riempito? Lo metto qui dentro e ci metto, volendo così, un altro misurino d'acqua. Metto così, chiudo per bene, ecco qua. Rimetto questo qui in posizione come l'ho trovato, ecco così, così, e adesso lo andiamo a rimontare. Siamo ritornati qui sul nostro camper, ecco qua, allora, stiamo sul nostro camper, quindi riprendiamo la nostra cassettina, la infiliamo, ecco, e poi alziamo questa leva bianca in modo che non viene più in avanti, e qui abbiamo fatto la manutenzione alla nostra cassettina del bagno. Quello che mi raccomando io, vedete qui dentro ci sono dei fusibili, cioè i tubi, ecco, e dietro qui ci sono dei fusibili proprio per la spia del bagno, sia qui e là dietro là, che adesso è un po' scuro, non si vede. Quindi quando voi pulite anche con la straccia qui dentro per bene in tutte le parti, state attento a questi fili, perché come ripeto ci sono dei fusibili che se prende l'acqua o qualcosa, che vuoi tu? Che vuoi? Me vuoi morde? Vuoi pulirlo tu? Basta, dai. Vai. Quindi ecco, tutti questi sono gli accorgimenti. Poi finito qui, io di solito ho tutto il pannello
come funziona per la pulizia del bagno e la manutenzione. Come avete finito, chiudete lo sportello e state a posto.